Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. È una serie di pillole che stiamo dedicando al Festival delle Foreste, che è in programma nei giorni 11, 12 e 13 settembre, in contemporanea sia a Longarone Fiere che in Cansiglio. Ogni giorno abbiamo un ospite diverso per approfondire uno dei tanti argomenti che saranno affrontati nel corso della 3 giorni di questa importante kermesse dedicata alla filiera forestale. Quest'oggi siamo in collegamento con il dottor Antonio Brunori, che è segretario generale dell'Associazione PFC Italia, che ringraziamo immediatamente per essere oggi qui con noi, ospite nostro oggi, e al quale chiediamo immediatamente qual è, anche PFC Italia sarà presente alla fiera, al Festival delle Foreste, e chiediamo immediatamente quali sono i propositi della vostra associazione, perché è presente e cosa proporrà. Grazie, noi saremo presenti 3 giorni con uno stand all'interno di Longarone Fiere e sicuramente parteciperemo alle dimostrazioni su al Cansiglio. Sono momenti molto importanti per il settore delle foreste, anche perché è un momento in cui bisogna far vedere che ci siamo, che il mondo delle foreste, che sta sempre all'aria aperta e quindi anche per questione di sicurezza di Covid è in una situazione migliore, no? Rispetto ad altre situazioni lavorative, però il settore della filiera forestale è stata anche danneggiata da questo momento economico così negativo. Quindi PFC Italia supporta l'organizzazione e addirittura cerca di portare persone. Noi faremo l'assemblea nazionale della PFC proprio il giorno 11 mattina e presentiamo 2 seminari formativi il giorno sabato 12 pomeriggio. Ecco, entriamo un attimo più nei dettagli, però prima volevo chiederti una cosa per chi ci segue e magari non conosce PFC Italia. Di cosa si occupa esattamente la vostra associazione? Certo, PFC è una organizzazione internazionale che in Italia ha la sua struttura focalizzata sulla gestione sostenibile delle foreste e sulla tracciabilità delle filiere forestali. Quando dico filiere è perché c'è la filiera del legno, c'è la filiera della carta cartone che va poi dentro il mondo della cartotecnica, del packaging, dell'editoria, e anche delle filiere dei prodotti forestali non legnosi. Di fatto la certificazione forestale PEFC è uno strumento di marketing che parla al consumatore finale della buona gestione delle foreste. Quindi parliamo di ambiente, di economia, ma soprattutto di società, perché soprattutto adesso c'è bisogno di più natura, ma soprattutto di una natura gestita in maniera corretta. Entriamo un attimo più nei dettagli di cosa farete, cosa proporrete in occasione del Festival delle Foreste. Parlavi di due Certo. appuntamenti, ci spieghi brevemente in cosa consistono? Certo. Beh, coerentemente con la storia del Festival delle Foreste, che è nata l'anno scorso a seguito della tempesta Vaia, per proprio dare un segno forte, ecco qua delle immagini dove si vede degli abeti caduti. Sono proprio qui Beh, noi caduti. parleremo di filiera solidale PFC, e cioè di tutto ciò che il PFC ha creato per avvicinare il mondo dell'industria italiana al mondo della proprietà che è stata danneggiata, perché di tutta la filiera sono i proprietari forestali ad aver avuto il danno maggiore, perché per il futuro ci sarà meno provvigione e attualmente c'è del legname atterrato che è deprezzato e quindi non c'è dubbio che se si deve parlare di solidarietà bisogna parlare di solidarietà alla proprietà forestale. Il mondo dell'industria del legno ha risposto positivamente. Infatti abbiamo almeno 120 aziende che hanno iniziato a acquistare il legname abbattuto,
molti, che sono 90 organizzazioni della società civile che chiedono e appoggiano chi fa questa attività e poi ovviamente le aziende di trasformazione del legno. Questa Ascolta, è la prima cosa. sì, Antonio, volevo chiederti, ci porti qualche esempio concreto di vostre esperienze, comunque cosa è stato realizzato nell'ambito di questa filiera solidale con il legno, poi anche della tempesta Vaia? Certo. Si passa da esempi eclatanti come l'abete Veneto che è stato portato alla Presidenza della Repubblica e al Ministero delle Politiche Agricole, e poi il legname utilizzato per la ricostituzione della Triennale di Milano, poi il legname utilizzato per fare taglieri che Slow Food ha acquistato per le proprie fiere da Slow Cheese, Terra Madre, eccetera, fino a poi gli esempi molto concreti veneti del Bosco Solidale, e cioè di un'iniziativa fatta insieme a Veneto Agricoltura, della società Sbalchiero, che ha portato il legname dell'altipiano di Asiago giù fino alle spiagge di Jesolo. Cioè, questi sono esempi concreti, no? Molto pratici. E poi ovviamente ce ne stanno tanti altri legati all'uso del legname per guardrail, per gadget, eccetera. Ecco, noi lì in fiera avremo degli esempi, quindi vi invitiamo a visitarci da venerdì pomeriggio fino a domenica dentro il nostro stand. Benissimo, quindi ricordiamo ancora l'appuntamento. Intanto abbiamo anche concluso il nostro tempo a disposizione. Ci sarà modo di riprendere tutti questi argomenti durante il Festival delle Foreste, che ricordiamo ancora per l'ennesima volta 11, 12 e 13 settembre prossimo, in contemporanea sia a Longarone Fiere che in Cansiglio, con dimostrazioni nel bosco e tante altre cose. Ringraziamo il dottor Antonio Brunori, che è il segretario generale dell'Associazione PFC Italia, per essere stato oggi nostro ospite, e diamo a tutti appuntamento ad un'altra pillola, ad un altro approfondimento nei prossimi giorni. Un cordiale saluto a tutti. Grazie.